Tutti ben ritrovati in un nuovo video. Allora, un video un po', diciamo, non diverso, però è un confronto che meditavo da un po' e visto il periodo ci può anche stare, tra due protezioni solari. Allora, non so come avrò chiamato questo video, ma a grandi linee credo protezione solare normale o colorata? Bella domanda. Allora, se mi seguite da tempo sapete che utilizzo la protezione solare praticamente sempre o comunque magari nel mese di dicembre-gennaio una crema con un forte SPF per poi passare sempre e solo alla protezione solare. A maggior ragione poi in quest'ultimo periodo, nel periodo caldo. L'anno scorso avevo fatto il video delle protezioni del periodo appunto dell'anno scorso che vi invito ad andare a cercare, SOS Protezione Solare, bene o male alcune sono comunque dei prodotti che ho anche riutilizzato, che avete visto nei Finiti Beauty, eccetera. Quest'anno nei vari Finiti Beauty, a maggio-giugno, vi ho fatto vedere Rock nella versione arancione che vi ho detto appunto che ho amato dopo che ho cominciato ad utilizzarla con il secondo siero, quindi o il siero alla vitamina C o comunque un siero idratante o effetto lifting dopo l'acido ialuronico, ma perché quella è stata una protezione solare di texture un po' più corposa che miscelata con il secondo siero, mi è piaciuta e se avete seguito il video, credo che fosse di dei Finiti Beauty di maggio, ne avevamo parlato. A giugno io ho finito questa protezione solare di Rock, ma nel packaging grigio. Oddio, vedete ragazze, c'è un riverbero che. Ok, ma se io. No, ok, questa qui. Di Rock nella versione arancione 50 più ragazze, che se avete visto il video dei Finiti Beauty di luglio, io mi sono ricordata che l'avevo tenuta per farvi questo video, ma non l'ho finita in luglio, bensì in giugno. Andate a vedere anche i Finiti Beauty di luglio se non li avete visti. Perché l'ho tenuta? Perché pensavo appunto di farvi questo video. A me questa protezione solare è piaciuta molto, nel video dei Finiti Beauty di giugno ne parliamo. Questa l'ho utilizzata anche senza miscelarla con il secondo siero che uso nella mia skincare, nel mio trattamento skincare. È più fluida della versione arancione, è una protezione solare che mi è piaciuta tantissimo, estremamente performante, nonostante sia liquida, è comunque una protezione che non mi ha dato problemi di texture in eccesso, che mi permette di utilizzare molto bene il make-up, che riprendo senza problemi, senza se e senza ma. Se mi seguite sapete che adesso ho in utilizzo la protezione solare 50 più UVA UVB di La Roche-Posay Antelios, riduce le rughe, antimacchie, 24 ore di idratazione, copertura e copertura elevata, texture non grassa. C'è una beauty recensione, mamma mia, ma stasera la luce che cos'ha? Ok, c'è una beauty recensione recentissima di questa protezione solare con applicazione che vi invito ad andare a vedere in dettaglio. Quindi se mi seguite sapete che io adesso sto utilizzando questa, ma ho utilizzato appunto protezioni solari tradizionali. Allora, diciamo che per quanto io sia comunque una persona abbastanza abitudinaria anche nei prodotti, può non sembrare perché comunque ne provo diversi, ma ci sono dei must che comunque tornano. Nonostante io sia una persona di questo tipo, mi rendo conto che comunque quest'anno sarà anche per l'estrema qualità di questa protezione solare. Quest'anno devo dire che grazie a questa protezione io mi sono affacciata a una tipologia di prodotto colorato che quindi mi è andata ad unire una base make-up e un'altissima protezione per curare al meglio il mio viso, dai danni solari. Vi devo dire che rispetto agli anni passati, che io in questo periodo, se mi seguite, sapete che ho sempre preso il fondotinta compatto di Collistar Shiseido, la classica versione estiva, quest'anno devo dire con mio enorme e soddisfatto stupore che l'effetto di questa mi sta piacendo tantissimo, ne parliamo in dettaglio nella beauty recensione con applicazione, e che effettivamente il confronto.
non riesco a capire che cosa c'è stasera, ok, si vede. Il confronto tra queste due sta semplicemente nel fatto se voi siete delle persone con skincare più corta, vi dico, prendete questa e prendete sostanzialmente due piccioni con una fava, scusate la ripetizione del prendete. È di texture leggera, non trasuda, copre bene, se andate a vedere la beauty recensione dedicata vedete l'applicazione, come si stende e soprattutto vi mostro che è stratificabile. Con questa, che mi è piaciuta molto, non riesco a capire che cosa succede stasera, che mi è piaciuta tantissimo ragazze, vi dico, io fossi in voi in questa fase proverei questa proprio per alleggerire la base make-up, prendete due piccioni con una fava, stasera ripeto le stesse cose, e vi agevolate nel make-up estivo per contrastare queste temperature africane. E questa, in una fase sicuramente meno calda, è estremamente, estremamente performante. Diciamo che il mio consiglio dipende effettivamente da quelle che sono le vostre caratteristiche. In questa fase, contro ogni mio tipo di stupore, contro ogni mia idea, nel senso che comunque non mi immaginavo una cosa di questo tipo, vi consiglio questa. Io sono sempre stata la classica da fondo compatto estivo, quest'anno guardate cosa sto utilizzando. Mi piace da matti, ragazze, scusate la luce, spero che abbiate visto ok qualcosa. Questa in una fase di clima diverso è buonissima e la riprenderò sicuramente. Ecco, spero che questo video vi sia piaciuto, che si sia capito qualcosa e che soprattutto vi abbia fatto piacere. Fatemi sapere che cosa ne pensate delle protezioni solari e comunque siamo tutti consapevoli dell'estrema importanza sempre e comunque tutti i mesi. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte, lasciatemi un like di supporto e ricordatevi di seguirmi anche su Instagram dove mi trovate come C4Kate e al prossimo video.